Bella a tutti ragazzi, qui è Willy J e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi su GTA 5 online con le sfide ragazzi. Ovvero, circa 3 vlog fa mi avevate chiesto di fare delle sfide, tipo provare a rapinare più negozietti possibili in meno appunto in poco tempo. Comunque, quindi oggi siamo su queste sfide, appunto ragazzi, potrebbe essere una nuova serie che appunto avverrà su GTA, ovvero quella delle sfide su GTA. Quindi se avete altre sfide di qualsiasi genere, che tipo vanno da passare con un aereo dentro una galleria e così via, scrivetemelo sotto nei commenti e poi io le farò, tipo buttati dal Monte Gilead e sopravvivi, che ne so ragazzi. Quindi se avete idee lasciatemele qua sotto nei commenti e io appunto sfide, scrivendo tipo hashtag sfida GTA 5. Scriviamo così, hashtag sfida GTA 5 e appunto mi lasciate queste domande scrivendo hashtag sfida GTA 5 e poi il resto ragazzi della sfida. Comunque iniziamo immediatamente, quindi avviamo il timer. Comunque proveremo a rapinare 10 negozietti in 15 minuti. Vai veloce tu, dammi soldi, quindi ci dobbiamo sbrigare perché 15 minuti sono pochi. Ma che cazzo è? Che cazzo è? No, 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 ragazzi, io non lo so, vedi, non lo so, cioè. C'è quella là con la pistola bastarda, guarda là. Ma che cavolo fa? No, morire, dai. Cioè, guardate che roba. È impossibile, ragazzi, è infottutamente impossibile. Cioè, quello con la roba, con la pistola. Ma che cavolo, che cazzo c'entra? Il pedone, a cosa gli interessa il pedone che mi spara con la pistola? Ma dico io. Comunque, forse abbiamo trovato un buon luogo per nasconderci, forse. Se mi metto qua, in teoria non mi dovrebbero trovare. Non mi dovrebbero trovare, ragazzi. Ok, abbiamo seminato la polizia, quindi dirigiamoci immediatamente nell'altro negozio. Comunque, mi ero dimenticato di dirvi che non dobbiamo anche morire. Cioè, quindi poco fa eravamo vicinissimi alla morte, cioè. Potevamo fallire la sfida immediatamente perché quella là di fuori, che cazzo ne so, se l'ha presa con me a 2 secondi mi ha iniziato a sparare. Quindi spero vivamente che qua non ci sia nessun altro che mi spari perché qua ci sono le gang. Quindi cioè, se tutta la gang mi si rivolta contro, sono fottuto. Allora, veloce, dai. Sono passati 2 minuti, quasi 2 minuti. Quindi è meglio che questo tipo qua si sbriga. Quindi 2 minuti, 2 negozietti. Quindi not bad. No, no, ma perché mi spari al negoziante? Comunque l'aveva riembita. Ok, dai, fuggiamo. Ecco qua. Ma perché c'è sempre qualcuno che deve sparare? Che cavolo è? Il guardiano del benzinaio qua. Il guardiano della benzina, della pompa di benzina. Comunque, qua ci sono adesso 2 elicotteri. 4 stelle? 4 stelle per aver rovinato un negozietto? Cioè, io rapino la banca, là mi danno 4 stelle, la banca grossa. Che cavolo è, dai, incredibile, no, no. È assurdo. Ok, dai, qua. Non mi stanno vedendo, quindi mentre li semino, piazziamo la meta in un altro, perché già sono passati 4 minuti, ragazzi, quasi 4 minuti. Ragazzi, ma di che ubriachezza sono i poliziotti? Guardate, mi passano. Oh, ok, ho parlato, va bene, scusatemi. Ho detto, ma di che ubriachezza sono i poliziotti? E mi hanno iniziato a sparare. No, si sono offesi, ragazzi. Si sono offesi, purtroppo. Abbiamo finalmente seminato la polizia. C'è veramente un bordello di tempo. Cioè, sono passati 7 minuti e qualcosa. C'è veramente un bordello di tempo. Quindi ormai io la sfida già la darei sfida fallita, ragazzi. Perché non credo che riusciremo a rapinarne molti, cioè non è possibile. Al massimo 5 ne possiamo rapinare. Sbrigati a darmi. Che cazzo ci vuole? C'è uno che ti punta un mitra nella testa. Secondo te cosa cazzo vuole? Ti vuole rapinare? Cioè, ne è d'obbligo. No, lui non va niente. Allora, non è. Aveva un fucile, ragazzi. Ho previsto. Stavo dicendo non avrà mica armi. Ed esce un fucile. Cioè, ragazzi, il problema è che qua mi dà 4 stelle di ricercato. E questo è il problema, che 4 stelle sono troppe, non è umanamente possibile.
In teoria ti dovrebbe dare massimo 3 stelle, ma 4 stelle che c'è pure la SWAT. Cioè, stiamo scherzando, è una rapina a un negozietto, dai, non è chissà che. Comunque ne abbiamo rapinati 3 finora, quindi per questo credo che sia sfida fallita. Ragazzi, polizia seminata. Quindi dirigiamoci immediatamente verso l'altro, appunto, negozietto che dovrebbe essere molto vicino. Spero che sia vicino, ragazzi, perché abbiamo perso veramente troppo tempo. Abbiamo perso troppo tempo. Guardate che voli, guardate che robe. Cioè, no, io voglio le medaglie, ragazzi. Guardate dove siamo atterrati, proprio davanti al negozietto. Comunque, sono passati 9 minuti e 21. Quindi, immediatamente, dammi soldi pure tu. Dammi soldi, veloce, sbrigati. Stavolta lo uccido, perché con quello rischiato che mi potevo uccidere. Aveva un fucile a canne mozze. Cioè, aveva un fucile a canne mozze, quindi ora tu muori. Prendiamo i soldi e via. E via immediatamente. Quello mi fa la foto. E di nuovo 4 stelle. No, io non ne posso più. Non mi dovete dare 4 stelle. Lo volete capire che 4 stelle è illeale? È illeale, 4 stelle è troppo. È troppo, posso capire 2 stelle, 3 stelle, ma 4 stelle, porca vacca. Cioè, boh. Ok, polizia seminata. Adesso usciamo fuori e mettiamo immediatamente la fottuta meta, appunto, su un nuovo negozietto. Allora, vediamo un po', puzziamola, si va. Piazziamola su questa. Quello mi ha detto fuck you too. Cioè, è incredibile. Dai, che cazzo fai, Osiris? Pure tu che perdi tempo. Vai, Osiris, brava. Ok, vedete, l'Osiris quando collabora è buona, ma quando ti si mette contro non è più buona. Comunque, stanno passando quasi 12 minuti e io almeno spero di rapinarne almeno 6. Perché, boh, non lo so, cioè, è un bordello. Tutti che mi vogliono sparare. Cioè, prima il guardiano dell'Agip, là, il guardiano del coso, del benzinaio. Poi ci abbiamo avuto quella tipa che mi spara da dentro la palma. Boh, veramente, quello con il fucile a canne mozze che me lo sono schivata per un pelo. Cioè, incredibile. Ora qua, rapiniamolo immediatamente. 12 minuti e 14. Dove cazzo sei? Dove sei? Vieni, dammi soldi. Veloce. Ma perché la gente mi spara? La gente che arriva dal nulla prende e mi spara. Tu dammi soldi, veloce, dai, via. Non hai fucile? Ok, dai, non ha fucile, dai. Quindi seminiamo la polizia. Speriamo di seminare la polizia. Vediamo un po'. Vai. Qua ora è un bordello perché non c'ho manco. Merda. Provo a tirare giù l'elicottero con una granata. La vedo difficile. Comunque, boh. Andiamo sulle montagne. Andiamo nelle colline. Che a parere mio è la migliore cosa da fare. Allora, dove sei? Dove sei, brutto elicottero che non sei altro? Ora lo tiriamo giù, e fuggiamo. Allora, vediamo un po'. Vai. Boom! Esploso, tiriamo giù anche quello. Boom! È giù, vai, immediatamente. Via, che non abbiamo l'elicottero. Possiamo seminarli. Si spera possiamo seminarli. Dove stiamo andando? Che cavolo è sta cosa? C'è già un altro elicottero. Era d'obbligo. Niente, mi sa che siamo riusciti a rapinare 5 negozietti. Non penso che riusciremo a fare di meglio. Vediamo un po' se riusciamo a nasconderci qua. Vediamo un po'. Dove stiamo quel cazzo di elicottero che mi dà fastidio. Boom! Che cazzo è? No, l'ho schivato, dai. Certe volte lisciano alla grande sti lanciamissili alla ricerca. Mi nascondo qua dietro, vediamo un po'. Ormai sono passati 14 minuti e 10 secondi. Merda, mi hanno ucciso. Quindi si può dire che siamo riusciti a rapinare 4 negozietti, perché il quinto non vale, perché ecco, pure mi hanno sequestrato il veicolo, vaffanculo. Cioè, si può dire che l'ultimo non vale, perché appunto ci hanno sia ucciso e sia oramai è scaduto il tempo. È scaduto proprio ora, in questo preciso momento. Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se volete altre sfide su GTA, che io ve ne porterò sicuramente altre sfide su GTA. Quindi fatemi appunto sapere se queste sfide vi sono piaciute
E appunto lasciatemi qua sotto nei commenti scrivendo hashtag sfide GTA 5. Scrivetemi qualsiasi sfida volete, che io poi ve la metto nel prossimo episodio delle sfide. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Se volete passate dalla pagina di Facebook, la trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua da Willy G è tutto. Bella raga!